Lanese. Buoni 70 anni Invicta, che vuol dire soprattutto i ragazzi, qui oggi non molto rappresentati, i dirigenti, gli allenatori, tutti quelli che in questi 70 anni hanno calcato le scene della nostra piccola esperienza di calcio dilettantistico. Grazie ai nostri ex, che sono qui numerosi, grazie ai nostri sostenitori, sponsor anche arrivati oggi, grazie ai dirigenti delle società sportive qui presenti, che sentiamo proprio vicini come un segno di vera amicizia, e quindi davvero a nome anche dei ragazzi della nostra prima squadra, grazie di esserci. Grazie anche al nostro parroco, Don Andrea De Carli, che è l'ultimo erede della tradizione di cappellani e parroci che hanno seguito questa squadra d'oratorio, come l'Invicta, come l'abbiamo chiamata, fondata da quel signore là in fondo che ci guarda dal cielo, che si chiama Don Mario Croce, un passato nel calcio Trento bloccato da un infortunio e una vocazione che poi è diventata anche rifondazione dell'Invicta. E quindi grazie a tutti. Stiamo per introdurre i nostri ospiti, però prima consentitemi, senza fare altri nomi, di ricordare solo alcune persone che oggi non ci sono. Sono le persone che sono defunte dell'Invicta e che ci hanno accompagnato per tanti anni e che ci guardano dal cielo. Alcuni di voi le hanno conosciute e quindi in un momento appunto anche di raccoglimento mi piace ricordarle. Sono Gianni Cioffi, nei primissimi anni, Marco Busana, Renato Giordani, Eros Marchi, Mauro Baitella, Fabio Dorigoni, Franco Frizzera, Mirko Facchin, Mauro Vesco, Fabio Pretto, Eugenio Strinzi e pochi giorni fa Stefano Bertogli. Grazie, un applauso. Ed ora cedo la parola agli ospiti di questa serata. Direttamente da Bolzano, via Roma e Milano, Stefano Bizzotto, telecronista della Nazionale. Grazie, ci facciamo accomodare. Qui, al primo posto. E sempre da Bolzano abbiamo Giacomo Poluzzi, portiere del Sud Tirolo. Per il calcio Trento abbiamo Mattia Sangalli. Grazie al Presidente. Per il Trento calcio femminile il capitano Linda Tonelli. E ancora da Bolzano per il GS Excelsior, a nome degli altri ragazzi qua in prima fila, dei compagni di squadra, Mirko Marchioni. Per l'Intrecciante abbiamo la Presidente Serena Endrizzi ed il fondatore e membro del direttivo Muffo Dio. Per il Tutto Nuovo il dirigente Marco Mazzurana e il centrocampista e fondatore della prima squadra Giacomo Zanone. Prima di dare la parola a Stefano Bizzotto che condurrà la serata, credo che non abbia bisogno di presentazioni, però lui nasce come giornalista sportivo qui all'Alto Adige, poi Gazzetta dello Sport, poi tante altre cose, appunto telecronista della Nazionale, tanta esperienza, ha vinto anche un premio Viola e per chi conosceva Beppe Viola sa cosa vuol dire, ha seguito tante discipline sportive. I tuffi di Tania e di Francesca sono legati alla sua voce, è arrivato poi al Nazionale Under 21, tante cose, ma quella finale degli europei 20 e 21 in cui sostituì Alberto Rimedio bloccato da una sieropositività. E c'era qualche ragazzino qui che poi vorrebbe anche porgergli qualche domanda su questa carriera così brillante nel panorama del giornalismo sportivo. Quindi forse uscirà anche da questa serata sul calcio diverso anche un'idea di un giornalismo sportivo diverso.
do la parola a Stefano che si è ritagliato il tempo questa settimana, schiacciato tra la sala montaggio dei servizi per lo scorso fine settimana, i preparativi delle schede famose che vedremo poi alla diretta per i sorteggi delle fasi finali dei prossimi europei. Quindi Stefano, cedo a te il microfono, però prima dici quali squadre vorresti incontrare, adesso che le hai studiate, quali non vorresti incontrare. Ciao e grazie Stefano! Non sono preparato. Quali squadre? Tanto una forte ci tocca di sicuro, perché non siamo nella fascia A, quindi che sia la Spagna, la Francia o l'Inghilterra ci tocca il grosso calibro. Poi ci sono come sempre squadre forti, squadre meno forti, squadre che magari adesso possono apparire in difficoltà e fra sei mesi magari spaccheranno il mondo, quindi non sarà un sorteggio agevole perché siamo finiti in quarta fascia, no? Fra gli ultimi, quindi però noi delle difficoltà sappiamo esaltarci, eh? Per cui insomma questo è... Cominciamo, dici? Cominciamo. Ecco, allora vedo che il... un po' il filo conduttore, no, di questa serata è appunto è un calcio diverso, no? È come bello, no? Questa frase, l'effetto, no? Che è come una scatola, una bella scatola infiocchettata, vuota, che però va riempita, ovviamente. E va riempita come? Perché ci possono essere infinite diversità del calcio, nel calcio. Allora io penso che la cosa migliore sia quella di chiederlo ai nostri ospiti. Allora, io Bozzanino parto da un Bozzanino, da Mirko Marchioli, fra l'altro un collega che io stimo tantissimo. Allora, dimmi come avete riempito, ecco, perché l'Excelsior ha una storia, l'Excelsior hanno fatto un film, hanno fatto servizi televisivi, insomma, i magnifici perdenti, no? Esatto. Esatto. E... allora, la domanda te la faccio. Come riempiresti questa scatoletta? La scatoletta del calcio diverso? E noi siamo diversi perché nella nostra squadra possono giocare tutti, accogliamo qualsiasi ragazzo e a prescindere dalle capacità tecniche, e la cosa bella, oltre a questa inclusione che pratichiamo da quando siamo nati, non abbiamo 70 anni, ne abbiamo 22, siamo nati nel 2001, è il fatto che ogni nostro tesserato ha il diritto di giocare lo stesso numero di minuti. Aspetta un attimo, adesso io vi chiedo, qualcuno di voi sa che cos'è il minutometro? Vedo silenzio in aula, lo spieghi tu cos'è il minutometro? Sì, lo spiego io, lo saprei spiegare meglio uno dei nostri mister, ma sostanzialmente è un foglio Excel dove ci sono tutti i 35 tesserati della nostra squadra. I mister a ogni partita segnano il numero di minuti che ognuno di noi ha giocato in campo, e l'obiettivo dei nostri due allenatori non è quello di vincere le partite, ma sostanzialmente di arrivare alla fine del campionato con ogni giocatore, ogni tesserato della squadra che ha giocato più o meno gli stessi numero di minuti del compagno di squadra. Cioè, per farvelo capire, Cristiano Ronaldo da noi giocherebbe gli stessi 500 minuti di Alessandro Cappelletti o di Stefano Bizzotto se giocassi nell'eccesso. Esatto. E questo è il minutometro. Io mi ricordo una volta ci fu un incontro a Bolzano dove appunto l'Excelsior raccontava di queste partite sistematicamente perse, però con orgoglio perché gli obiettivi sono altri. Era ospite a quella giornata Damiano Tommasi, il quale ad un certo punto mi ricordo che mi sussurrò in un orecchio: ma lo sanno questi ragazzi che non è vietato vincere? Si può anche vincere nel calcio, a parte che poi qualche partita l'avete vinta, eh? Ecco, ne abbiamo vinte, anche questa fa parte della storia dell'Excelsior, 5 su oltre 400 partite giocate. L'ultima tra l'altro un mese fa, quindi l'obiettivo per questo campionato l'abbiamo già raggiunto.
siamo penultimi a pari merito con la squadra che abbiamo battuto a 3 punti, ma in parte l'aspetto folcloristico, sì, cioè abbiamo giocato in 21 campionati più di 400 partite, quindi ne vinciamo una ogni 100 per in media, abbiamo subito più o meno 3.000 gol segnandone 280, ultima statistica col gol segnato all'ultima partita dell'andata. Ma ecco, abbiamo anche vinto tanto, e quello che abbiamo vinto sono le coppe disciplina. La coppa disciplina è il premio che viene, voi lo sapete bene giocando a calcio, che viene dato alla squadra più corretta del campionato, quindi a chi prende meno cartellini gialli e rossi durante la stagione. E in 21 campionati giocati l'Eccelsior ha vinto 16 volte la coppa disciplina. Quindi, superiore ai titoli vinti dal Manchester City in Inghilterra, dal Paris Saint-Germain in Francia, insomma. Ma senti, se ti volti indietro, qual è la cosa che ti rende più orgoglioso e dove secondo te c'è ancora parecchio da fare? La cosa che mi rende più orgoglioso sono i più di 300 ragazzi che hanno giocato con noi, con l'Eccelsior in questi anni, perché ognuno di loro, ne parlavo proprio con Massimo, il fondatore della nostra squadra. Facciamolo alzare Massimo Antonino, perché qui c'è dentro un giorno pagine importanti della scritta Massimo Antonino. E che ognuno di questi 300 ragazzi alla fine vive proprio lo spirito della nostra squadra, ed è bello vedere i giocatori più forti, perché abbiamo anche diversi calciatori che sono superiori, noi giochiamo in terza categoria che da noi, che da voi non c'è neanche, però cioè, abbiamo dei ragazzi che potrebbero giocare in categorie superiori, invece vengono da noi all'Eccelsior perché vivono in pieno questa nostra filosofia, questo essere gruppo, accogliere tutti e appunto vedere questi ragazzi forti che scelgono lo stesso di giocare nell'Eccelsior rischiando di non vincere neanche una partita durante tutto l'arco del campionato perché sono convinti della bontà del progetto, dei valori di inclusione, di correttezza e di uguaglianza che portiamo avanti. Ecco, questa è la cosa che bella che ci può rendere orgogliosi. E invece un lato meno bello, là dove c'è da lavorare? Sulle vittorie? No, assolutamente no. Tanto voglio dire, sarebbe come colpire un muro di gomma, no. E una cosa su cui vorremmo lavorare, non è facile, è aprire il progetto Eccelsior ai più giovani, ai ragazzi, ce lo chiedono in tanti, perché lo sport spesso, anche a certi livelli giustamente, viene portato al... conta soprattutto la prestazione. Noi seguiamo una filosofia diversa, quello che ancora non riusciamo a fare, perché siamo ancora una realtà un po' troppo piccola, di riuscire a crescere aprendoci appunto giovani. E poi l'altro piccolo sogno che abbiamo è la squadra di calcio femminile ispirata ai nostri valori. Ci arriveremo. Linda Tonelli prenda appunti, magari un giorno potrebbe dare una mano. Scusa, io seguo la scaletta tua, siccome vedo che l'ordine in cui hai fatto accomodare gli ospiti non è l'ordine di coinvolgimento. Vabbè, senti, io seguo la scaletta. Allora, ecco qua. La versione trentina dell'Eccelsior potrebbe essere la SD, che sta per Associazione Sportiva Dilettantistica Intrecciante, perché più o meno Mussa Dià, ciao, avete tante cose in comune. Tu hai sentito quello che ha detto Mirko Marchioli, ti riconosci in quello che ha detto Marchioli? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Certamente molte delle cose che ha detto, mentre le diceva, ho proprio pensato, no, adesso cosa dico io? No, non volevo dire le stesse identiche cose. No, per noi essere diversi è stato abbastanza semplice, perché tra i soci fondatori c'erano 3 persone che avevano già giocato a calcio. Noi non ci siamo conosciuti sugli spalti, io non ho mai capito cos'è il fuorigioco, tuttora insisto, non lo voglio sapere.
Ecco, ci sono degli arbitri che non lo sanno, però oggi c'è il VAR, quindi dai. Ecco. No, quindi per noi essere diversi è stato abbastanza semplice. E noi abbiamo cercato di contaminare il mondo del calcio con aspetti del rugby, il terzo tempo. Però il terzo tempo del rugby comporta un consumo di birra, di solito, anche elevato. Non ci siamo tirati indietro, diciamo. Abbiamo provato anche lì a far scorrere i litri. No, battute a parte, partendo ecco, con questi presupposti è stato abbastanza semplice non cedere, diciamo, in quelli che sono gli aspetti negativi del calcio che purtroppo spesso conosciamo. Io personalmente venivo da un'esperienza molto simile, ma nella pallacanestro, che purtroppo non piace, quindi abbiamo deciso poi di declinare quei valori di cui hanno parlato anche gli amici di Bolzano nel calcio, e ha funzionato e sta funzionando. Ecco. Serena, diceva un signore che si chiamava Nelson Mandela: io non perdo, o vinco o imparo. Ti riconosci in questa frase che ha fatto un po' la storia dello sport e non solo dello sport? Ma diciamo che secondo me è interessante va entrambe le cose. Vince e fa crescere tanto le persone che ne fanno parte. E siamo partiti nel 2018 e portando l'idea di creare una squadra di calcio all'interno delle strutture di accoglienza della città di Trento, e quindi facendo del calcio un po' lo strumento per portare fuori da queste residenze diversi ragazzi appena arrivati in Italia, e che avevano tempi molto lunghi di attesa prima di ricevere risposta alle loro richieste di protezione internazionale, e avevano grosse difficoltà di fare amicizia con coetanei. Cosa meglio del calcio e di una passione comune per iniziare a creare tutta una serie di legami e anche poi negli anni reti amicali e di supporto. Quindi noi dal 2018 abbiamo già riunito più di 150 ragazzi, perché in intrecciante sostano ragazzi che stanno in squadra magari per soli 3 mesi, solo un mese, e adesso una delle più grandi vittorie è quella che non è più soltanto una squadra che riunisce ragazzi dei sistemi di accoglienza, ma tantissimi calciatori, ex calciatori locali, che trovano un progetto come il nostro stimolante, trovano nuove motivazioni, e tantissimi giovani, fra i quali ragazzi con alcune fragilità magari relazionali e comportamentali, e quindi lavoriamo tanto sul clima, sul costruire relazioni positive, tanti momenti di confronto, di scambio, di socialità, tra i quali il terzo tempo. Questi sono giorni, basta sfogliare i giornali, accendere la televisione, dove impera l'odio, no? La violenza, tutte storie drammatiche e tristi. Il calcio può, nel suo piccolo, che a volte è anche un grande, fare qualcosa per invertire la tendenza? Sì, e credo che sia il momento di assumersi questa responsabilità. Noi lo facciamo ovviamente nel nostro piccolo, e il messaggio dovrebbe essere che ce la si fa e possiamo impegnarci tutti per fare molto meglio. E noi siamo un piccolo esempio, ma sicuramente uno di quelli, credo, riusciti. Avranno ascoltato e avranno preso mentalmente a tutti Marco Mazzurano e Giacomo Bozzano, a Duomo. Allora, mi ha molto colpito venendo qui vedere le foto, no? Gli albori della vostra associazione, l'oratorio, no? Un tempo il calcio era sinonimo di oratorio, i tanti grandi campioni si sono formati sui campi polverosi annessi alle parrocchie, eccetera. In voi c'è in qualche maniera il tentativo di tenere viva questa tradizione, anche se ovviamente i tempi sono cambiati, cioè non ci sono più certe situazioni che c'erano 70, 60, 50 anni fa? Ah, evidente. Ci definiamo spesso anche una squadra da oratorio, no? Spesso
è un termine che viene visto male nel calcio, questo, no, giochiamo contro l'oratorio. In realtà noi lo prendiamo come una sfida di continuare quello che poi è stato l'idea avuta da alcuni ragazzi, perché poi alla fine la squadra, il nome, la prima maglia, no, che era biancorossa, l'hanno deciso i ragazzi, un gruppo di ragazzi 70 anni fa si sono messi lì e hanno deciso, ispirati appunto dal nostro fondatore Domenico Croce, hanno deciso di provare a mettere insieme una squadra. Quello che un po' è successo poi 8 anni fa, quando la prima squadra è stata ricostituita. Una storia particolare, no? Mi sembra di capire, perché per tanti anni si è coltivato soltanto il settore giovanile, poi ad un certo punto è tornata la voglia, proprio da chi è stato bambino, no? Pulcino, anni addietro, di provare a fare qualcosa anche a livello dei grandi, degli adulti. Assolutamente. Penso che insomma i ragazzi che sono qua oggi devono anche dire grazie a questi 3 ventenni che 8 anni fa, pur con persone che dicevano ma no, ma siete matti, non dovete, dovete rifondare una squadra, no? Dopo 20 anni di blackout sono messi lì, sono contati, hanno steso un decalogo di comportamento, hanno deciso di puntare molto sul coinvolgimento dei ragazzi, no? All'interno della squadra, e la squadra dal 2015 tuttora resiste e speriamo che resisterà, insomma, ecco. Forse la domanda di prima, che domandavi quale parola mettere nella scatola, io risponderei appunto la responsabilità, ecco, che è la responsabilità poi dei ragazzi che giocano tuttora, che sanno che non è tutto dovuto, ecco, non è tutto dovuto giocare, e che quindi si devono impegnare anche all'interno della società, chi nel direttivo come Giacomo, chi in diversi gruppi che insomma abbiamo formato, dal bar all'autofinanziamento, alla raccolta degli sponsor, e altri che sicuramente sto dimenticando, ma insomma speriamo di poter proseguire. Giacomo, a volte si legge che le tensioni, anche le violenze, nascono in tribuna e sono addirittura causa del comportamento dei genitori, no? Che a volte dico, non era rigore, arbitro cosa fai, allenatore mio figlio deve giocare, via di questo passo. Voi avvertite che c'è questo pericolo anche quando ci sono dei bambini da avviare al calcio? Allora, c'è assolutamente questo pericolo, lo si vede sia nel settore giovanile ma anche e soprattutto nelle prime squadre, penso, e anche per contrastare un po' questo tipo di tifo noi abbiamo proprio, si sono creati in realtà quasi da sé degli ultras educati ben 8 anni fa. E cosa vuol dire ultras educato? Vuol dire fare il tifo, ma sostanzialmente fare soltanto il tifo. Cos'è il tifo? È tifare la propria squadra, quindi mai tifare contro gli altri, ma solamente e soltanto sostenere la propria squadra con parole positive, che anche quello è un po' la stessa filosofia che noi cerchiamo di applicare all'interno del gruppo come idea di calcio, anche in campo, per quanto poi la foga chiaramente porti a ogni tanto arrabbiarsi anche con l'arbitro o l'avversario, però cerchiamo comunque di sostenerci a vicenda senza farci prendere da quella foga che diventa poi rabbia, ma tenendola a un livello agonistico, e quindi allo stesso modo il tifo appunto un tifo positivo di supporto alla squadra, che poi in molte occasioni si è infatti rivelato creare un ambiente positivo anche con l'altro tifo, con, semplicemente con delle battute. Poi noi abbiamo un compagno che è particolarmente bravo, diciamo, a rendere la situazione positiva, però sicuramente sì, il tifare in maniera positiva aiuta a creare un ambiente in campo e fuori che rende anche la partita e lo spettacolo, l'evento in sé, molto molto più bello da vivere. Adesso invento uno slogan al volo: un'ora in più sul campo è un'ora in meno a smanettare sui cellulari, sui social, eccetera. Vale anche questo discorso, cioè può essere una barriera al proliferare di questa insana abitudine. Io sono analfabeta digitale, per cui nel mio caso è come sfondare una porta aperta, non so tu. E penso di, non sono educatore anch'io, quindi non lo so, però penso di sì, e se penso appunto anche alla domanda di prima sull'oratorio, in particolare per il settore giovanile, l'Invicta rappresenta ancora un po' forse quello che è l'oratorio, cioè qui in centro è difficile ormai trovare anche spazi gratuiti per giocare a calcio, per fare tanti sport, ma noi parliamo di calcio insomma, e appunto la nostra squadra a livello giovanile cerca di dare proprio uno spazio ai ragazzi che invece di stare a smanettare vogliono giocare a calcio, vogliono divertirsi all'aria aperta, insomma. Allora, rapido giro di parzialmente, nel futuro dell'Excelsior cosa c'è?
cosa bolle in pentola? Hai già detto la possibilità in prospettiva di una squadra femminile, c'è qualche idea a cui state lavorando, perché voi siete una mente in continua evoluzione, no? C'è un bel progetto a cui stiamo lavorando e che mi fa piacere condividere con voi, e Stefano tra l'altro è uno di quelli che ha contribuito alla nascita di questo progetto, che si chiama We Fair Play. È un concorso che è nato 2 anni fa anche qua da un valore dell'eccellenza, che è quello della condivisione. Noi abbiamo vinto tanti premi, lo diciamo prima, per il fair play, e ci avevamo questo desiderio di premiare anche altre realtà che fanno del fair play dei veri valori dello sport e il loro modo di essere. Intrecciante tra l'altro è stata una delle realtà candidate a questo premio che diamo ogni anno a Bolzano, e teatro quest'anno anche Sinner tra i premiati. Stefano Bizzotto è uno dei nostri giurati, quindi una giuria di alta qualità. E ecco, questo è uno dei progetti che abbiamo già realizzato. Vi invito a vedere il sito wefairplay.org, e se avete storie belle come quella di Cristiano o come anche la vostra, segnalarcele, perché ci fa piacere raccontarle, raccontare lo sport bello e diverso di cui parliamo oggi. Nel cassetto della SD Intrecciante cosa c'è? Diteci. Vorremmo allargare ad un secondo gruppo, abbiamo fatto alcuni esperimenti, e quindi trovare il modo di far quadrare i conti. Noi abbiamo anche l'onere e la responsabilità di avere un direttivo composto anche da tutti coloro che appunto fanno anche parte poi della squadra, e quindi alcuni dei quali hanno le prime esperienze anche a livello societario e di responsabilità di quel che comporta far parte di un'associazione, e quindi anche far quadrare i conti. Però sicuramente avremo i numeri per allargare. E invece il calcio diverso di Invicta Duomo dove porta? Ma tra i diversi progetti ci piacerebbe consolidare ancora il nostro settore giovanile, che poi è la linfa vitale della società. Vedo qua anche alcuni ragazzi, dei mister del settore giovanile che saluto, e ci piacerebbe poter costruire, poter continuare a costruire per poi un domani garantire anche un ricambio, insomma, alla prima squadra. Presidente Andreata, che facciamo adesso? Sentiamo cosa dicono questi 8 ragazzi. 3 sono ancora in vita, però questa sera per motivi di salute non potevano venire, mi hanno detto saluta tutti. Sono Tony Cembran, Tony Abecara e Benedict Myers, se non sbaglio. Quindi facciamo un applauso anche per loro. Precedenza alle signore, che dite? Linda Tonelli, capitana del Trento, esatto. Esatto. Ma con un'esperienza alle spalle, fra l'altro anche a Bolzano, al Sud Tirol. Anche al Sud Tirol. Allora, hai scelto il calcio perché? Ho scelto il calcio quando ho iniziato a giocare nella squadra del mio paese a 6 anni, con i maschietti. Ho scelto il calcio perché da piccola, avevo 2 fratelli più grandi che giocavano a calcio, mio papà era un dirigente della squadra, e penso di aver iniziato a giocare a calcio quando ho iniziato a camminare, e quindi la prima cosa che ho fatto quando avevo 6 anni e potevo iniziare a giocare in una squadra è stata andare a giocare. Avevi dei sogni e questi sogni li hai realizzati? Sono una persona che non si fa troppe aspettative, diciamo, che però quando adesso si guarda un po' indietro dice quello che volevo magari l'ho fatto, qualcosa da fare c'è ancora, penso, perché dai, non ho ancora finito di dare al calcio, diciamo. E altro. Però tu sei ingegnere. Ingegnere. Insomma, che non è proprio la più banale delle cose, cioè hai fatto altre cose oltre che giocare a calcio. Sì, assolutamente. Beh, ho fatto liceo scientifico e poi sono venuta qua a Trento, ho iniziato l'università a Povo di ingegneria, ho fatto 5 anni, quindi triennale magistrale,
ho finito 2 anni fa e poi ho iniziato a lavorare appena finito, neanche. Senti, il calcio femminile in Italia, perché altro ci sono paesi dove il calcio femminile ha la stessa dignità di quello maschile, ma in Italia ha avuto un momento straordinario in concomitanza con i campionati del mondo in Francia, dove l'Italia arrivò ai quarti di finale, sconfitta dall'Olanda, avesse vinto quella partita sarebbe andata all'Olimpiade per la prima volta nella storia. Sembrava di aver toccato il cielo in quel momento, poi sinceramente da allora è stato fatto qualche passo indietro. Secondo te troppe aspettative in quel momento? Può essere, perché il calcio in Italia, il calcio femminile fino ad allora non era mai stato visto tanto, magari tutto insieme, non si è riusciti a crescere così in fretta magari le calciatrici e il movimento come stava crescendo mediaticamente magari, e quindi questo ha portato magari in questi anni a fare un pochino di passi indietro a livello alto, magari a livello di nazionale, ma secondo me quel traguardo, diciamo, ha portato a livelli un pochino più bassi a far crescere il movimento, perché dal 2019 penso che il movimento a livello nazionale, ma anche qua in Trentino, sia cresciuto molto, perché io il calcio femminile lo vivo da una decina d'anni, penso, e 10 anni fa queste cose non c'erano, non si vedevano. Io quando avevo 10 anni non sapevo neanche cosa fosse il calcio femminile, giocavo con i maschi ma non sapevo esistessero squadre completamente al femminile e quindi non sapevo cosa si potesse andare a fare. Quando poi mi hanno mostrato cosa fosse il calcio femminile e pian piano ho visto che in questi anni è cresciuto così tanto, diciamo che è bello da vedere. La pari dignità è un obiettivo magari già in parte raggiunto, mi riferisco alla pari dignità con il calcio maschile. Ma credo che può essere un obiettivo che si sta perseguendo piano piano, sicuramente ci vorrà del tempo e ci vorranno tanti sforzi, ma penso che è iniziato tanti anni fa e piano piano magari ci si può arrivare. Il professionismo è iniziato 2 anni fa, penso, in Serie A, e penso che quello stia trainando tutto il settore sotto, perché noi l'anno scorso eravamo in Serie B e fare la Serie B l'anno scorso rispetto a quello che era una Serie B o una Serie A 5, 6 anni fa, 7, è una cosa completamente diversa, il livello si è alzato tantissimo e quindi per questo dico che secondo me negli ultimi anni c'è stato un innalzamento del livello che è stato stratosferico. Tu la conosci Katia Serra? Sì, non molto di persona, però... Io ho avuto il privilegio con lei di commentare una partita con 21 milioni di telespettatori, cioè la finale del campionato europeo, e devo dirti che conoscere Katia mi ha fatto in qualche maniera conoscere anche il calcio femminile, perché l'entusiasmo che ci mette lei. Poi abbiamo fatto una serata a Bologna qualche settimana fa e c'era anche Damiano Tommasi e raccontava di quanto fosse difficile. E negli anni in cui Tommasi è stato il presidente dell'associazione calciatori, no, del sindacato, e Katia Serra era la delegata per il calcio femminile, dove loro partivano alle ore impossibili, andavano a Tavagnacco ad esempio, che è una località nei pressi di Torino dove c'è una squadra di Serie A, perché queste ragazze si allenavano soltanto la sera, perché ovviamente avevano chi studiava, chi lavorava. E poi diceva Damiano Tommasi, e noi andavamo e giravano le voci che lei fosse la mia amante, no? Katia Serra, perché? Perché eravamo in giro, no? Alle ore più strane, nei posti più strani, questo per dire i sacrifici che sono stati fatti a tutti i livelli. Però ti sembra che qualcosa sia cambiato? Sì, secondo me sì, almeno per come l'ho vissuto io da 6-7 anni fa, quando ho fatto una stagione in Serie A con Südtirol, a come è anche solo la Serie B l'anno scorso, c'è un livello completamente diverso, ma anche delle società che portano un livello di organizzazione, di anche cose che possono sembrare extra calcistiche,
che sono davvero cambiate in positivo, secondo me si sono alzate molto. Grazie. Grazie a te. Allora, adesso proseguiamo, un passo a sinistra, e andiamo da Mattia Sangalli, che è un collezionista di scudetti. Ha soltanto 21 anni, sì, però ne ha 20 di scudetti e con una maglia piuttosto prestigiosa, strisce verticali nere e azzurre, quella dell'Inter. Sei stato campione d'Italia Under 17, sei stato campione d'Italia Primavera, che vorrebbe dire grosso modo Under 19, ed eri il capitano di quell'Inter. Mi dici cosa significa indossare la maglia di un club così prestigioso? Tu sei milanese, fra l'altro. Quindi... Sì, sì, milanese. Innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. È un onore anche perché è la maglia, come hai detto te Stefano, di un club importante, e poi l'ho sempre detto e non lo rinnego mai, è la maglia del mio club, del club di cui ero e sono tifoso fin da quando ero piccolo. Sono cresciuto in una famiglia di interisti, papà interista, mamma interista, prima si parlava di sogni, hai fatto la domanda a Linda. E il sogno da bambino era quello di indossare la maglia dell'Inter, perché fin da quando avevo 3-4 anni andavo allo stadio San Siro con papà, e quindi diciamo che quel sogno è stato realizzato. Mai avrei pensato di arrivare così in alto, però piccolo, si faceva i primi allenamenti assieme, la squadra si riuniva, si capivano quali erano i giocatori che potevano darti quella mano in più, farti fare quel salto di qualità, e quelli che non mi dato te, Pirola, che ormai gioca in pianta stabile, fissa la serenità notte del titolare quando mi era capitano dell'Inter Under 17, e come ultimi, avendo avuto comunque come compagni di reparto a centrocampo Fabiano e Casadei, devo dire che mi hanno dato e hanno dato alla squadra una grossa mano per il raggiungimento di quello scudetto con Mister Kivu in panchina, ed è stata un'annata bellissima. Per quello scudetto, ma devo dire anche per l'esperienza che poi ho fatto con qualche allenamento in prima squadra, credo che quello sia stato un altro sogno realizzato. Poi da Milano prendi e vieni a Trento, come l'hai accolto questo tipo di passaggio di sviluppo della tua carriera? Perché voleva dire dalla Primavera in un club di Serie A ad un club di Serie C. C'è stato un passaggio intermedio dove ho fatto i primi 6 mesi dell'anno scorso a Lecco in prestito, che poi Lecco ha vinto il playoff di Serie C, dove diciamo uscendo dalla Primavera si nota un calcio completamente diverso, ovvero quello della Serie C. Si devono imparare molti trucchi del mestiere, cambia tantissimo l'aggressività, il ritmo, l'intensità di gioco, e diciamo che non sono riuscito a trovare magari lo spazio che credevo potessi trovare. E allora mi è arrivata la proposta del Trento a gennaio e mi sono accettato subito, perché sono stato convinto dalla proposta del direttore, della società, e sono stato contentissimo di questa scelta. Infatti l'anno scorso abbiamo raggiunto un obiettivo importante con la salvezza diretta, e quest'anno ho firmato definitivamente per il Trento e sono contentissimo di questa scelta. E come dicevo in precedenza, comunque avendo giocato con quei ragazzi, Casadei, Gnonto, Esposito, credo che per cercare di tornare a quei livelli Trento sia stata la scelta giusta, una tappa importante, una società con obiettivi importanti che posso crescere, posso migliorare, per poi cercare di scalare qualche categoria. E poi anche una città che non ti soffoca, probabilmente poi di questo parleremo anche con Poluzzi, perché insomma a livello di qualità della vita credo che qui male non si stia. Io abito, diciamo, nella periferia di Milano, Milano Est, e da quando sono a Trento quest'anno credo che sono tornato a casa una volta, perché veramente si sta benissimo, sono contentissimo di vivere qua a Trento, una città che veramente è perfetta, quindi nulla da dire da questo punto di vista. Pare che Mattia abbia inoltrato una richiesta, lui vorrebbe che il Trento giocasse sempre contro la Triestina. E al Nereo Rocco. Esatto. Spiega perché, ovviamente è una battuta. Perché nelle mie 20-21 presenze da professionista ci sono 2 presenze a Nereo Rocco a Trieste e 2 gol a Trieste. Quindi però,
che sia possibile la cosa. No, infatti alla prima di ritorno giochiamo Trento Triestina al Briamasco, chiederò se si può giocare. Senti, abbiamo parlato tanto di un calcio diverso, si può parlare di un calcio diverso anche quando si sale di categoria, ci va verso le categorie professionistiche, c'è spazio per un calcio, come dire, più umano, meno stressante, meno violento anche dal punto di vista verbale, non solo quello fisico? Ma assolutamente sì, prima credo che ci siano stati molti spunti interessanti, mi viene in mente discorsi che facevano comunque del fair play, quella correttezza verso gli avversari ma anche i compagni di squadra negli allenamenti, o diciamo quando è venuta fuori la frase, la citazione squadra da oratorio, io mi ricordo, adesso non mi ricordo di preciso quale allenatore fosse, però spesso si usa con un'accezione negativa, abbiamo perso contro una squadra di oratorio, però può essere anche vista come un'accezione positiva, perché giocate come se fosse all'oratorio, spensierati, liberi, ed è quello che ogni tanto anch'io provo a dirmi in partita, magari quando c'è qualche situazione che non va bene, si crea un feeling, un atteggiamento negativo per il risultato, bisogna cercare di giocare liberi e spensierati, e così facendo magari si riescono a ottenere risultati migliori. Senti, ma il calcio italiano dove va? In che direzione va secondo te? Nel suo insieme, nazionale, club, settori giovanili? Tu che ne sai molto dei settori giovanili, voglio dire. Credo che il calcio italiano è una domanda molto, molto complessa, credo che Giacomo possa rispondere meglio visto che ha qualche anno in più. Ne parleremo anche con lui. Però bisogna cercare comunque di fare tutti quel qualcosa in più, sotto il punto di vista, si diceva, degli atteggiamenti, e poi comunque adesso secondo me abbiamo fatto passi in avanti, cioè spesso il discorso in Italia giocano pochi italiani giovani, però credo che negli ultimi anni, comunque guardando anche i campionati Serie B, Serie A, hai nominato prima Fabiana, Pirola, credo che si stia dando anche più spazio ai ragazzi giovani italiani, perché comunque abbiamo dimostrato e hanno dimostrato che i ragazzi giovani italiani si fanno valere nel nostro campionato e anche all'estero, come Gnonte Casadei. Quindi credo che bisogna continuare su questa strada e continuare con questa fiducia. Più che da calciatore, da appassionato di calcio, come hai vissuto la telenovela estiva di un commissario tecnico della Nazionale che a un certo punto dice scusate, io smetto, mi dimetto, e poi due settimane dopo con questa pioggia di denaro in testa si accasa da un'altra parte? È un segnale anche questo o è un caso isolato secondo te? Non facciamo nomi, solo con... No, assolutamente, c'è stata quella telenovela ma ce ne sono state altre in precedenza, quindi diciamo che non sono neanche stato rimasto troppo sorpreso perché era prevedibile, diciamo, da quella parte del mondo comunque ci sono tanti introiti, tanti sono più soldi, quindi magari qualcuno preferisce andare a prendere quel qualcosa in più, però magari bisogna cercare sempre di vedere il lato positivo, vuole portare la sua esperienza che ha avuto qua in Italia, in Inghilterra, anche diciamo in paesi dove il calcio è sempre stato un livello inferiore rispetto al calcio europeo. Dici dove giocherà il Trento nella prossima stagione? È una domanda. Posso dire che il Trento cercherà di fare il massimo partita dopo partita, a partire da domenica, per cercare di arrivare il più in alto possibile. Quindi sia io che i miei compagni ovviamente ce la metteremo tutta per cercare di portare il Trento, la città di Trento, i tifosi del Trento, più in alto possibile, essere più contenti possibili. Grazie Mattia. Le statistiche in questo caso sono sempre mirate ai 5 paesi calcisticamente più evoluti, quindi Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania. C'è questa statistica, anche Rai Sport è abbonato ad un sito di statistiche, ti arrivano sempre queste informazioni nei 5 principali campionati, perché poi magari in Lettonia scopri che c'è stato qualcuno che ha fatto meglio, o in Lussemburgo, ma lì la ricerca sarebbe infinita, si va sulla qualità ed è quella di questi 5 campionati. Nel 2021 questo signore non ha subito gol per 1090 minuti, il record precedente
apparteneva ad un suo collega di ruolo che di nome fa Gianluigi e di cognome Buffon. Erano 990 più o meno, perché, vabbè. E questo l'ha fatto con la maglia del Südtirol. Allora, Giacomo Poluzzi, tu potresti rispondere a Mattia, nel senso che quando io gli ho chiesto il futuro, eccetera, Mattia ha 21 anni, è passato dall'Inter primavera ad una squadra di C, e adesso chissà cosa gli riserverà il futuro. Tu sei arrivato in Serie B in pianta stabile a 33-34 anni. Sì. Sì, quando prima hai fatto la domanda della parola da mettere dentro questa scatola vuota, pensavo a quale potesse essere la mia parola. E mi viene da dire, sono due parole, crederci sempre. Questa fa parte della mia storia. Ho fatto un percorso molto lungo, però ci ho creduto sempre e sono riuscito a realizzare quei sogni che prima chiedevi a Linda, anche di più di quello che pensavo. Mi sono tolto piccole soddisfazioni, però ho avuto la fortuna di esordire anche in Serie A con la SPAL un po' di anni fa. 5 minuti, non troppi, però li teniamo per ricordo e me lo porto dentro come un obiettivo comunque raggiunto, perché dietro c'è stato sacrificio, ci sono stati tanti anni in giro per l'Italia nei dilettanti per provare di vedere se questo poteva diventare il mio lavoro e potevo raggiungere quei sogni che io tanto avevo. Diciamo che anziché un'autostrada a 4 corsie, tu hai percorso una strada di montagna piena di tornanti, sì, che ti ha fatto fare qualche chilometro in più, mettiamola così. Sì, sì, però è stato bello, è stato più bello probabilmente. Ecco, sicuramente c'è chi esce dalle primavere magari per bravura, ci mancherebbe, magari la strada un po' più spianata. Poi è chiaro che i primi anni sono molto importanti per dimostrare se in quella categoria ci si può stare oppure no. Io ho fatto un percorso più tortuoso, sicuramente più lungo, però ripeto, arriverò sicuramente alla fine della mia carriera dove sarò stato contento di... Senza rimpianti. Sì, quello sicuramente. Ma prima di parlare della fine della carriera, parliamo dell'inizio, perché tu da ragazzino non sapevi deciderti, giocavi in porta ma giocavi anche fuori. Sì, avevo questo problema. Perché ho iniziato a giocare da giocatore di movimento, poi chiaramente ci facevano girare col preparatore dei portieri, però sinceramente a me piaceva giocare in porta, ma nello stesso tempo non mi facevano neanche non giocare fuori, quindi... Te la cavavi anche fuori. Quindi ho detto, vabbè, dai, finché me lo fanno fare, giocavo con quelli della mia età il sabato come attaccante e la domenica come portiere, i due opposti proprio. Però c'era il preparatore dei portieri, o forse il tuo allenatore di allora, sì, che è uno che in porta qualcosa ha fatto, si chiamava Cimiel, ed era la riserva, credo, di Negri, nel Bologna, che ha vinto lo scudetto. Io so che ha vinto lo scudetto, non so se... Da titolare, perché era Negri. Era Carburo Negri, sì. Sì, e lui ti ha detto a un certo punto, ragazzo, deciditi. Sì, sì, mi ha detto o fai il portiere o l'attaccante, sennò io non ti alleno più. Quindi io, che la domenica andavo a vedere la prima squadra che faceva la prima categoria, volavano botte da Orbi, ho detto no, io qui non voglio saperne niente, meglio che giochi in porta. E quindi da lì ho iniziato a fare il portiere e basta. E niente, dai. Tu hai fatto anche un raccattapalle, sì, all'Ara, e un giorno hai preso un cazziatone tremendo da un tuo da Pagliuca, di allora, sì. Pagliuca, ce lo racconti? Sì, perché ci mandavano a turno le varie squadre del settore giovanile del Bologna a fare raccattapalle e chiaramente io cercavo di stare sempre dietro la porta del portiere, perché da portiere mi piaceva rubare, non consigli, però rubare cose che facevano, no? È una partita, il Bologna stava vincendo, io gli ho dato la palla troppo velocemente e lui si è incazzato pesantemente. Però posso dire una cosa? Devo dire che me la ricordo ancora oggi quella giornata, ve lo posso garantire. Abbiamo parlato di fair play, tutto sommato il tuo nel suo piccolo era un gesto di fair play. Nella mia innocenza, sì. Per carità, potevi prendertela un po' più comoda, mettiamola così. Non avevo ancora quella malizia che adesso anch'io poi noto alla domenica, quindi sì, mi verrebbe anche a me, magari io meno colorito come è stato lui, però
magari mi verrebbe anche a me adesso che non capisco cosa mi voleva dire. Cioè, io ero piccolino, avrò avuto 12-13 anni, mi ricordo che ci rimasi malissimo, che quasi non ci volevo più andare a fare catapalle o cambiare zona di campo, dove tornare a giocare fuori. Mi date la palla, io la vado solo a prendere, quando esce ve la do a voi, pensateci voi, perché per fortuna non hai cambiato idea, insomma, forse anche perché io e lui tra l'altro siamo dello stesso paese di Bologna, siamo nati nello stesso paese, ho fatto stesso settore giovanile, stesso parrucchiere, quindi cioè io quando ero piccolo ci siamo incrociati più volte, glielo ricordo anche ora quando mi capita di vederlo, quindi. Senti, poi tu hai questo tuo appunto girovagare che ti ha portato ad un certo punto alla Serie D ovviamente, poi la Serie C, poi in quei 2 anni alla spalla tu hai avuto l'opportunità, l'hai detto, di giocare una partita di Serie B e una di Serie A. Questo dicono le statistiche, poi giustamente tu hai detto 5 minuti, non una partita, ma a posteriori forse è stato, non dico 2 anni buttati, però non ti hanno aiutato nel tuo percorso di crescita, avendo tu giocato poco o nulla? Ma vabbè, in quegli anni lì ho avuto dei mostri sacri davanti, perché il primo anno di B appena arrivato avevo Meret, che ora lo vediamo al Napoli, campione d'Italia, nazionale, e gli anni dopo comunque ho avuto davanti Viviano, Gomis. C'è stato anche uno che è passato di qui come portiere. Sì, Marchegiani. E poi dopo ho avuto Viviano, Gomis, Milinkovic, Savic, quello del Torino, cioè portieri importanti che hanno fatto carriera, quindi sicuramente il fatto di essere andato alla SPAL pensavo e speravo che potesse essere un trampolino di lancio importante, e così non lo è stato, però sono stati 2 anni e mezzo importanti, perché vabbè, ho avuto la possibilità di esordire in Serie A, ma soprattutto ho avuto modo di allenarmi e di conoscere giocatori da Serie A, quindi vari Floccari, Paloschi, Kurtic, Cionek, cioè tantissimi ragazzi che hanno fatto la Serie A in pianta stabile, e per me è stato un onore. Infatti dicevo sempre che fino all'anno prima li attaccavo sull'album della Panini e l'anno dopo mi ci ritrovo ad allenarmi. Sembra una battuta, ma io l'ho vissuta veramente da fortunato, da privilegiato, e ho cercato di sfruttare un momento magari personalmente negativo, ma per una questione di semplicemente di soddisfazione personale, non perché non meritassi di giocare, perché ripeto, avevo davanti dei mostri sacri, però è stata un'esperienza molto bella. Chiuso il capitolo SPAL, si è aperto quello Francavilla, quindi Serie C, e da lì il Südtirol. Tu Bolzano la conoscevi, o meglio le montagne di Bolzano a cui eri già allora molto molto legato, ci racconti? Sì, io venivo fin da piccolo in Alto Adige a Sciara, che facevo la settimana bianca con i miei genitori. Mio padre era malato di sci e quindi faceva sempre la settimana bianca, mia mamma invece non ne voleva sapere mezza, e andavamo sempre in Alta Badia a Colfosco per la precisione, quindi io lo chiamo il paradiso bianco, perché per me posti più belli per poter sciare, per i miei gusti, non ce ne sono. E da lì avevo già creato questo legame con la terra. Io se dovessi scegliere tra andare a sciare o andare al mare, preferisco andare a sciare. Ora purtroppo non posso farlo. Sei molto vicino al mare oltretutto, insomma. Sì, sì, però ho sempre preferito la montagna, poi ormai è molti anni che non ci vado più, purtroppo ci porto i miei figli, ma io guardo. E quindi quando c'è stata nell'estate del Covid la possibilità di venire qua, mi ricordo che disse il mio procuratore: io voglio andare lì, non, cioè vedi di trovare modo e maniera, accordo o non accordo, e fortunatamente l'ho spuntata rispetto ad altri due portieri, e da lì è iniziato il sogno, quello che si è riusciti a realizzare in questi 3 anni. Io ricordo, io ho vissuto, ho lavorato a Milano, sono tornato a Bolzano nel 91, e io ricordo cos'era il calcio a Bolzano in quegli anni. Io ricordo, andavo allo stadio Druso, Bolzano giocava in Serie D e gli spettatori li potevi contare 1, 2, 3, 4, 5, perché veramente Druso era deserto. E vedere cos'è adesso è una cosa incredibile. Vi siete resi conto di quello che avete fatto in questi 2-3 anni? Sì, sì, sinceramente già dall'anno scorso è stato un po' lo spartiacque, abbiamo iniziato a riempire lo stadio quasi tutte le domeniche, i risultati chiaramente ci hanno aiutato, e
bello vedere tanti bambini a fine partita che ti aspettano fuori per la firma, la foto, la maglietta da autografare, e quando inizi a toccare il cuore dei bambini vuol dire che hai fatto qualcosa. Questa è la soddisfazione, credetemi, in questi 4 anni, questo è il 4° anno che sono qui, più grande, perché aver risvegliato, come dicevi giustamente tu, una parte sportiva di questa terra mi rende, insieme a tutto, chiaramente la società, i miei compagni, allenatori e tutto, mi rendo orgoglioso per quello che siamo riusciti a fare. Parlavi dei bambini che aspettano fuori, eccetera, qui torniamo al punto di partenza, al calcio diverso. Anche questo è un calcio diverso, tutto sommato. Sì. Diverso da tanti altri posti. Sì, sì, certo, sicuramente Bolzano è una città, da questo punto di vista, tranquilla, nel senso che si fa calcio in maniera sana, in maniera educativa. Ripeto, i bambini allo stadio ne sono una testimonianza, che vengono accompagnati da padri, famiglie, e vedono comunque, credo, uno spirito di famiglia anche da parte nostra, ed è bello questo, perché magari in un calcio dove si sente spesso e volentieri di scontri, di tifoserie che vanno a tosse ai giocatori, eccetera, eccetera, sicuramente la nostra realtà è una bella realtà, e spero che negli anni possa rimanere sempre così, e che non si faccia prendere dalle brutte abitudini, no? Perché poi quando ci si abitua a stare in categorie alte, dopo si alza il tiro, non si è mai contenti, e magari subentrano quelle emozioni negative che portano a scontrarsi. Ecco, tu hai parlato del tifo. Allora, in realtà, quando il Südtirol gioca al Druso, spesso sembra di giocare in trasferta, perché il tifo organizzato a Bolzano non esiste, sicuramente, o comincia adesso a esistere. Correggimi se sbaglio, un paio di anni fa c'è stato un gruppo di amici di Casinaghi, con compagni di squadra, che dalla Bergamasca si trasferivano a Bolzano 10-15, ed erano loro il tifo organizzato, cioè gli amici di un giocatore che nemmeno locale, confermi. Magari no, non lo confermo. Non lo confermo, non posso confermo. Mi assumo io la responsabilità. No, ma al di là di tutto, forse manca un po', perché attenzione, io non mi riferisco a un certo tifo che poi sconfina nella volgarità, magari nella violenza, però qualche corno, non lo so, qualche bandierone, qualche fumogeno anche alla fine. Diciamo che il fatto che comunque il Südtirol sia una società giovane, perché 27-28 anni che esiste, quindi sicuramente stiamo cercando come gruppo, no? Come la società sta cercando di cimentare nuovi tifosi adesso con i bambini che cresceranno e si affezioneranno sempre di più alla squadra. È chiaro che si spera che questo tifo possa crescere per poterli sentire sempre di più. Quest'anno adesso è emerso anche un altro gruppo organizzato, chiamiamolo così, che se si unissero sarebbe anche una bella... Allora, diciamo che... Una bella cosa. Sì. Diciamo che in questo momento le possibilità che il Südtirol abbia il campo squalificato per intemperanze dei tifosi sono piuttosto ridotte, no? Probabile, sì, probabile. Tu stai ad Appiano, dicevi. Sì. Ecco, questa poi è anche una terra particolare, multietnica, insomma, per molti che vengono da fuori, ma come? Non si parla italiano, la classica frase, ma questa. Per te cos'è stato arrivare in una terra, a parte la conoscevi già per via dello sci, ma vivere stabilmente in una terra così particolare come questa? No, io devo dire che mi sono trovato bene fin da subito. È chiaro che, come dicevi tu, io vivo da Appiano ed è, diciamo, un po' più ti allontani dal centro della città e più predomina la madrelingua tedesca, quindi predominano magari anche delle abitudini, dei modi di rapportarsi diverso rispetto al madrelingua italiana. Io devo dire che grosse difficoltà non le ho riscontrate. Mi trovo molto bene, ho avuto modo di legare con tante persone di madrelingua italiana e tedesca, e questo tipo di problema io non l'ho, nella mia esperienza non l'ho
evidenziato, maturato. Ti immagini di chiudere la carriera a Bolzano? Direi di sì, cercherò di andare avanti il più possibile, perché finché fisicamente sto bene, finché mi diverto e finché sarò prestante, sicuramente sì. Ho solo il problema con la famiglia Bologna, però vediamo di far andare. Non è proprio un problema da poco. Lo so. D'altra parte tu mi dicevi, hai un figlio che ha cominciato a giocare a calcio e di conseguenza il calcio. Non vuole più venire qui perché giustamente ha le sue, ci mancherà, le sue partite da fare. Che fa il calciatore professionista. Però. Sì, ma non gli interessa, lui giustamente vuole giocare perché è giusto che sia così a 8 anni. Boss, che facciamo? Se mi concedi vorrei solo chiudere ringraziando queste tre società che hanno raccontato la loro esperienza, perché avete dato un messaggio bellissimo e grazie per quello che fate. Piccolo, lasciamo riposare un attimo Stefano, perché ci tenevo a ringraziare Giacomo, Mattia e Linda per come siete entrati in questa serata, per quello che ci avete detto, pensate a nome di Eccelsior e di Intrecciante. Ecco, a questo punto io volevo anche salutare il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio del Trentino Alto Adige, Stefano Grassi, che dopo ci porterà il suo saluto. E volevo anche dire a conferma che siamo una squadra di oratorio, che abbiamo anche Don Franco Torresani, che è campione europeo di corsa in montagna e che è qui con noi. E abbiamo anche un altro calciatore che viene dall'Africa, che è padre Marius, che pregherei di alzarsi perché è l'attuale presidente del nostro campo, dell'oratorio del Santissimo, che oggi abbiamo nominato poco, ma è il campetto su cui tutti noi siamo cresciuti. E volevo anche ricordare che ci ha chiesto di portare i saluti, ma lo farà per lui il nostro parroco, e Don Andrea De Carli, il vescovo Lauro Tisi, che segue molto da vicino il calcio, soprattutto il calcio Trento, deve saperlo presidente Giacca, lui è la prima cosa che fa il lunedì mattina. Ma su questo vorrei che portasse il saluto il nostro Don Andrea, e poi vi lanciamo un ultimo collegamento straordinario da Città del Messico, dove ci sono dei ragazzi meno fortunati che giocano a calcio. Prego, bene. Intanto prepariamo il film. Grazie a tutti voi e alla vostra testimonianza, e grazie a chi è venuto. Sì, sono squadre di oratorio, Siva, ma perché? Perché c'è sempre stata un'affinità profondissima tra l'esperienza dell'oratorio e il gioco del calcio, come sappiamo bene. E c'è sempre stata questa convinzione: lo sport, e il calcio poi in particolare, che era una delle attività più diffuse, è una formidabile forma di educazione delle persone e di crescita per i nostri ragazzi. Per questo nell'oratorio c'è sempre stato spazio per questo tipo di attività, e siamo sempre più convinti che questo sia uno spazio e un'occasione che fa crescere le persone. La passione per la persona e la passione per l'educazione sono quelle che hanno fatto nascere dal cuore di Don Mario Croce, ma da tanti altri sacerdoti e tanti altri laici dentro le nostre comunità questa esperienza. E mi piace soprattutto dirvi grazie per la creatività. Oggi abbiamo veramente bisogno di tanta creatività. Creatività che nasce appunto da quella passione di creare le occasioni, le forme per aiutare le persone a crescere, per aiutare le persone a maturare dentro quegli atteggiamenti che ci fanno più umani: capacità di stare insieme, capacità di impegnarsi per qualche obiettivo, capacità di rispettare l'altro, eccetera eccetera, che nello sport si imparano, se vogliamo. Grazie per la vostra creatività e per aver inventato queste cose anche molto originali, cui siamo molto contenti. Io poi sono praticamente fiero dell'Invicta, ovviamente, visto che siamo qui. E l'ultima cosa che dico, grazie però soprattutto per la costanza, perché oggi uno dei problemi principali è che queste intuizioni hanno bisogno di qualcuno che le porti avanti con coraggio e costanza, altrimenti rimangono sempre belli ideali. Chi è che non direbbe:
che lo sport deve essere un ambiente educativo, che i nostri ambienti devono far crescere i ragazzi con uno spirito, eccetera. Tutti lo dicono, anche quelli che fanno violenza negli stadi, anche quei genitori che magari insultano gli altri dentro i nostri momenti di gioco. Però se c'è qualcuno che sa prendersi sul serio il peso e la gioia di portare avanti costantemente queste imprese, allora qualcosa può nascere ed è veramente un grande segno di speranza. E con questo vorrei concludere ringraziando proprio tutti i dirigenti, coloro che hanno aiutato, coloro che hanno sostenuto questi 70 anni di attività anche dell'Invicta, come volontari a tutti i livelli, che hanno speso del loro tempo, hanno speso le loro energie proprio per aiutare le persone a poter crescere. Quindi grazie veramente di cuore a tutti, grazie anche a voi della vostra bella testimonianza e andiamo avanti. Ci colleghiamo allora con Città del Messico, ci sono 3 minuti un po' sorpresa. Eccoci qui, ciao a tutti, sono Don Gabriele Saccani e vi sto parlando dal Messico, Città del Messico, dove vivo. Alle mie spalle non so se vedete le montagne per l'inquinamento della città. E niente, un saluto grande a Diego e a tutta la dirigenza dell'Invicta e un saluto a tutti anche quelli che sono presenti questa sera. Mi presento, sono Gabriele, vivo da 2 anni e mezzo in Messico, sono un prete missionario e sono vice parroco in una parrocchia piccolina nella periferia di questa grandissima città, quindi viviamo in una realtà anche molto diversa, no? da quella che si può immaginare, no? Alla parrocchia del Santissimo, no? A Trento, nel campetto dell'Invicta. Io solo volevo dire 2 parole un po' per quello che mi ha chiesto Diego e lasciarvi una piccola testimonianza, no? per questa festa che state vivendo. Primo, cosa è stato per me giocare nell'Invicta? Per me l'Invicta Duomo, non lo dico per far piacere, no? Ma davvero, prima di essere una scuola calcio è stata proprio una scuola di amicizia. Io mi ricordo andavo molto molto contento, no? Agli allenamenti, alle partite, ma proprio per questa amicizia, per questa voglia di condividere, no? che c'era, no? Quindi per me è stato primo una scuola di amicizia, di convivenza, no? E poi, se devo dire adesso, cosa mi ha lasciato tutti gli anni nell'Invicta, direi in primo luogo lo sport come un modo di educare, no? Mi rendo conto adesso che c'era un pensiero dietro a voler far calcio in un certo modo, no? C'era un pensiero, c'era un'idea educativa e c'era a cuore proprio il migliorare, no? Il crescere, no? Quindi io nelle molte persone dell'Invicta che ho potuto conoscere, i miei allenatori soprattutto, ho visto sempre degli adulti proprio con una passione per il calcio, questo senz'altro, però con una passione anche di educare, no? Di stare con noi, di passare il tempo con noi, di affrontare i problemi che possono nascere nello spogliatoio, no? Ma tutto questo è un modo per crescere, no? Tutto questo è un modo per come una passione per il nostro cammino, no? Di ragazzini, di bambini. E adesso a Città del Messico, nella nostra grande o piccola parrocchia, no? Cerchiamo di, sì, con i ragazzi, con i bambini che conosciamo, cerchiamo un po' di fare lo stesso, no? Abbiamo visto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, che lo sport in generale, il gioco assieme, no? Non solamente il calcio, ma lo sport è proprio una scuola di umanità, no? È una scuola dove i bambini, i ragazzi possono iniziare a conoscersi, no? A se stessi,
dove possono crescere e iniziare a fare relazioni, diciamo mettere assieme amicizie, relazioni vere, significative, no? E questo per noi, anche per il contesto in cui viviamo, è non sempre facile, no? È una sfida, e è davvero quello che cerchiamo e vediamo che dà frutto, che dà davvero tanti frutti, no? Quindi che cos'è lo sport per noi, non solo il calcio, ripeto, no? Innanzitutto un luogo, uno strumento, no? Uno strumento per crescere, no? Assieme, per conoscersi, un luogo per creare una comunità, no? E niente, i ragazzi che vengono qui sono ragazzi un po' di tutte le età, di questi quartieri, alcuni un po' più poveri, altri no, e che stanno un po' meglio, sono 120, 130, dipende, no? E quello che vogliamo fare proprio è, non è solamente proporgli un momento di catechesi, no? di evangelizzazione, quello sì, ma proprio fargli vedere la bellezza di tutta una vita spesa in una comunità, in relazioni, no? Significative nella fede. Niente, questo è quello che posso dirvi da qui, da Città del Messico, e un grande saluto a tutti. Ciao! Della serata, immagino che la prima sia stata altrettanto interessante attraverso la testimonianza dei vostri ospiti, e sicuramente un bel momento di condivisione. E un calcio diverso, a me piace pensare che il calcio sia uguale a tutti i livelli, o quantomeno vogliamo pensare che il calcio, quantomeno nella sua componente essenziale, sia uguale a tutti i livelli. Noi spesso diciamo che il calcio è di tutti ed è per tutti, perché deve esserci un'occasione per tutti per poter giocare, per i ragazzi, per le ragazze, per quelli più bravi, per quelli meno bravi. Il nostro compito è quello di non lasciare indietro nessuno. Anche a livello di federazione si sta portando avanti qualche progetto, non dimentichiamo il progetto Rete, che consente ai ragazzi, diciamo, che sono arrivati nel nostro paese attraverso vie diverse, di giocare a calcio. Si chiamano i Refugee Team, c'è stato il torneo, la fase finale proprio a novembre a Roma. Non dimentichiamo che attraverso questo torneo, ad esempio, è arrivato in Serie A Mustafa Sissé, che gioca nell'Under 23 dell'Atalanta, mi pare. Questo per dire che non bisogna lasciare indietro nessuno, perché il calcio dà un'occasione a tutti quanti. Insomma, sono i 70 anni dell'Invicta Duomo, no? Quindi forse anche due parole su questa associazione vanno dette. Sì, sì, assolutamente, anzi ringrazio il presidente Andreatta per l'invito e porto il saluto di tutto il consiglio direttivo. 70 anni di un'associazione sportiva sono un percorso di vita eccezionale, sono come un'enciclopedia caratterizzata da tante pagine, da tante fotografie. Immaginiamo in 70 anni di vita quanti ragazzi sono passati sui campi sportivi del Santissimo, come diceva il presidente prima, ma soprattutto mi piace sottolineare la continuità di un certo sforzo e di una certa passione, come si diceva prima, perché l'estemporaneità diciamo viene un po' a tutti quanti. L'importante è riuscire a mantenere un certo percorso per un lunghissimo periodo di tempo come questi 70 anni, e quindi il nostro ringraziamento come federazione va ai dirigenti, ai volontari, a tutti coloro che in questi 70 anni hanno dato la possibilità ai ragazzi di trovare un campo sportivo aperto, di trovare qualcuno che li allenasse, di trovare qualcuno che li portasse in giro, di trovare qualcuno che li facesse crescere all'interno di un ambiente, perché non dimentichiamo che lo scopo del calcio dilettantistico è sì quello di formare degli atleti, ma prima ancora è quello di formare i cittadini di domani. Sui nostri campi sportivi i ragazzi e le ragazze devono imparare quei valori che poi riversano nella vita di tutti i giorni.
Questa è la nostra missione principale e devo dire che da questo punto di vista l'Invicta Duomo è davvero un esempio di vita non solo sportiva ma soprattutto sociale. E quindi colgo l'occasione per ringraziare di nuovo la società per tutti gli sforzi che fa e che ha fatto in questi anni. Io chiedo gentilmente ai ragazzi se mi aiutano a preparare gli omaggi per i nostri ospiti, perché abbiamo fatto un calendario dell'autofinanziamento che volevamo consegnare al Presidente Grassi, se qualcuno me lo può portare. Ecco, e poi abbiamo qualche altro riconoscimento. Volevo anche citare i presidenti delle altre società, perché grazie alla FIGC ho visto qui alcune presenze importanti, l'amico Franceschini della Virtus Trento, l'amico Solteri, carissimo, qui presente, poi abbiamo il Presidente del Calcio Trento Zacca, il Presidente del Calcio Femminile Maurina e poi sto sicuramente dimenticando qualcuno, ecco, e chiedo scusa. E ci tenevo anche a questo punto ricordare alcuni sponsor che ci danno una mano. La Cassa di Trento, che è qui rappresentata da Paolo Frizzi, che ringrazio molto perché il Presidente Fratalossi è all'estero. E vorrei poi ricordare il nostro primo sponsor, che è stato Videoframe Multimedia di Ale Cagol, Alessandro, che è stato anche tra i rifondatori dell'Invicta con mio fratello Marco in un certo periodo, mentre i fratelli Pallavolo, che qui sono rappresentati da Gianni, sono stati i primi rifondatori del 73, che poi ci portarono anche alla prima seconda categoria vincendo l'Under 20 negli anni anche di Luca Lancini. Che poi ricordo la ZDL Costruzioni di Mattia Waller, che anche non ha potuto, è potuto essere presente, e Pretto Store di Aldo Pretto e Pisoni, dei fratelli Pisoni qui presenti, che ringraziamo molto, Carlini Costruzioni, Stuzzicatilli, la Pizzeria Duomo, lo studio Andrizzi con l'amico Andrea, Acustica Trentina, Baronda, Boccone e la Lego Digit che ci sostiene. Ecco, a questo punto abbiamo i calendari per il Presidente Grassi, per il nostro Don Andrea, il nostro parroco, e poi naturalmente anche per gli sponsor che ho nominato, quindi Ale Cagol, Pisoni, lassù, ecco, lo trovi, e per la Cassa di Trento abbiamo l'avvocato Frizzi, eccolo qua in prima fila. Ecco, poi siamo alla premiazione invece dei nostri ospiti. Prima Stefano però deve risolvere un piccolo desiderio di un ragazzo che era qui e ha dovuto andare via prima. Mi ha detto: Press, chiedili qual è stata la telecronaca più difficile e quella più bella che ha dovuto fare. Glielo puoi dire, tanto noi registriamo tutto, no? Prego. Vieni, avvicinati, è più difficile da... Allora, la finale del campionato europeo è stata una cosa particolare perché si è giocata la domenica e io ho saputo che avrei dovuto farla il sabato alle 11 del mattino. Quindi ho preso la macchina, sono andato all'Inate, ho preso l'aereo, ho fatto tutti i controlli, i tamponi, eccetera, poi il giorno dopo telecronaca, non ho fatto neanche in tempo a rendermi conto che mi sarebbe toccato questo compito qui. Forse non è stata neanche difficile, perché quando gioca la nazionale italiana una finale dell'Europeo vai, parte il pilota automatico praticamente. Però io ho sempre detto che le telecronache a cui io sono più affezionato forse sono quelle delle medaglie olimpiche di Tania Cagnotto, ma per un motivo molto semplice, perché io Tania l'ho vista tuffisticamente parlando nascere, oltretutto abito a poche centinaia di metri da casa sua, ho visto tutti i suoi sacrifici, perché ne ha fatti, anche se poi i sacrifici nella vita perché ne sono altri. L'ho vista piangere 4 anni prima a Londra per delle medaglie svanite per centesimi, poi ha saputo rialzarsi e quando appunto le medaglie le ha vinte quasi stavo per piangere io, insomma, queste, forse sono queste le telecronache che sono più. Un'altra cosa, tu hai fatto una trasmissione al fianco di Gianluca Vialli, come te lo ricordi? No, su Wikipedia c'è scritta questa cosa. Non ho mai avuto questo privilegio. Ecco, quando si vuol fare il bizzotto, sapere il particolare si sbaglia sempre. Spumante Pisoni del nostro sponsor e anche a Mattia, Giacomo e Linda con un bel applauso.
sul calendario quest'anno abbiamo scelto le nostre giovanili. Grazie mille. Prego. Grazie mille. Grazie. E naturalmente ne abbiamo anche per gli amici dell'Eccelsior e dell'Intrecciante. Bene, vi ringrazio davvero di cuore, ci diamo appuntamento per l'80esimo, fra 10 anni. 20 anni fa c'era qui Damiano Tommasi, 10 anni fa avevamo Rolando Maran, oggi abbiamo avuto questi simpatici amici e Don Franco vorrebbe che ci non ho niente, non voglio appesantire, rovinare la serata. Prego, prego. Da solo il tema di un calcio diverso, mi viene in mente un piccolo contributo che può essere a prima vista marginale ma che poi magari non è proprio così significante. Ecco, mi riferisco all'apertura della serata, abbiamo imparato il termine minutometro. La specialità di sport di squadra stessi è stato introdotto ormai in tempo reale, compreso perfino il rugby. Non si capisce come mai il calcio si ostina a non inserire col tempo reale, e questo penso che sia un fatto un po', ecco, così, un po' inedito. Tra l'altro nessuno tira mai fuori questo argomento, sembra quasi un tabù. E, sì, chiaro che è evidente che la partita invece che 90 minuti dovrebbe durare 45 in questo caso, ecco, però sì, la lista dei benefici che si acquisterebbero con l'introduzione del tempo reale sarebbe infinita, a cominciare dal fatto che la squadra terminerebbe il triste spettacolo di partite che gli ultimi 30 minuti, se non di più, a partire magari dal 50esimo minuto, ecco, la squadra migliore è quella che vince e sa tenere la palla, sa nasconderla. Ecco, quindi Stefano, forse dirci un ragguaglio può essere un modo per riempire questa scatola vuota, riempirla anche con il termine tempo reale. Stefano? Quello del tempo effettivo in tanti altri sport c'è, però io credo che sarebbe un problema per le televisioni, perché in realtà tu sai quando comincia una partita ma a quel punto non sai quando finisce, e le televisioni hanno i loro, come dire, orari, esigenze, cioè c'è un palinsesto, la partita deve finire, c'è il programma successivo che comincia. Quindi da un lato dico sì, tutta la vita al tempo effettivo, dall'altro credo che ci sarebbero dei problemi, però magari un giorno si arriverà. Già ho letto di questo cartellino arancione, no? Dove si va verso un'espulsione. Diciamo a velocizzare le partite, ad evitare, diciamo, quelle pause volute o non volute, sicuramente potrebbe essere una strada opportuna. Perché sono stati introdotti altri minuti nel recupero, ma mai compensano quello che si è perso prima. Bene, su questo andremo avanti anche a chiacchierare durante i brindisi che vi offriamo. Io pregherei solo i ragazzi dell'Invicta, se possono salire, facciamo una foto ricordo con tutti i nostri ospiti per il prossimo calendario. Grazie a tutti, ci vediamo tra 10 anni. Ecco, ma chi fa la ufficiale? Indicaci il fotografo ufficiale. Siamo abituati a questi giornalisti. Se la messo in